lo dico con forza, togliendomi le scarpe, perché quando una donna cammina scalza per strada è una donna che viene guardata da tutti, e quando una donna viene violata è questo che succede, una donna perde la propria dignità. E noi abbiamo intitolato questo incontro insieme alle ragazze, scusate, per le ragazze, proprio così, testimonianze di coraggio e dignità. E cosa voglio chiedere alla Lido? Voglio chiedere alla Lido di fare rete, di fare squadra. Lo chiedo a tutte le donne che sono qui oggi, che ho visto, che ho ammirato, con cui ho condiviso, a tutti i giornalisti. Il giornalista che ha parlato prima ha detto una cosa importante, ha detto si inventano delle leggi, no? Si inventano, è vero. Aggiungono delle cose che non servono a nessuno. Io sono un centro antiviolenza che è stato fermato dalla politica nonostante il dolore di mio figlio. Perché dico questo? Perché purtroppo nel mio comune, che è il comune di Crotone, siccome il sociale non ha bandiera politica e non si schiena da nessuna parte, abbiamo un altro tipo di pensiero, e quindi un centro di violenza come il mio, che ha il coraggio di denunciare, abbiamo avuto 270 casi da quando siamo aperti, tutti vinti, è un centro di violenza che dà fastidio. Io ho perso mio figlio, oggi lo posso dire con certezza, ho perso mio figlio perché ho dato fastidio. Era troppo facile uccidere me, no? Perché l'assassino di mio figlio mi ha detto: ero venuto per fare una strage, volevo uccidere te, ma ho cambiato idea, l'ha testimoniato. Uccidere mio figlio davanti ai miei occhi in maniera efferata è stato come uccidermi due volte e condannarmi a vivere con questo rimorso e sentirmi in colpa, no? Per la mia attività, la lotta alla 'ndrangheta, alla mafia, allo spaccio, alla prostituzione, perché noi abbiamo fatto chiudere 4 case di appuntamento a Crotone. La mia denuncia è la mancata sicurezza, perché io ho perso mio figlio perché chiedevo queste telecamere in un centro storico dove la vita dei cittadini va tutelata, la vita dei ragazzi va tutelata, la vita delle nostre famiglie va tutelata. E come ho vissuto questo dolore? Mi sono alzata le maniche e sono andata avanti. Sono andata avanti sola, sono stata lasciata fuori e sola dalle istituzioni che hanno ritenuto opportuno non darmi una nuova sede, e mi hanno obbligato, io riapro a giorni, l'ho detto su tutti i giornali, riapro dove mio figlio ha perso la vita, e non c'è violenza più grande quella di costringere un centro antiviolenza a riaprire nello stesso posto, con tanti stabili che ci sono, c'è questa della mafia, ma per rivivere lo stesso dolore. Questa è la violenza psicologica. Quindi dove è lo Stato? E cosa ho fatto, Katia Grillo, perché era presidente dell'associazione Libere Donne? Dopo un mese dalla dipartita di mio figlio, che era un ragazzo onesto, che lavorava e studiava, ha messo in moto le sue come dire, le mie esperienze, no? Perché faccio questo da 30 anni. E mi sono resa conto dagli aiuti e da quello che era successo a me, dagli aiuti che mi erano arrivati fino ad allora, che c'era qualcosa che mancava. E sapete cosa mancava? Che per quanto riguarda la giustizia, no? C'è un buco, ed è il buco dell'espiazione della pena. C'è la certezza della pena, ma non si garantisce, no? Che si debba pagare il reato, perché poi c'è il premio, c'è tutto abbreviato, no? Ci sono tante altre leggi che vengono, e quindi di 30 anni uno paga un terzo. Quindi io mi sono messa, ho fatto questa petizione che ho presentato ad aprile e da gennaio portato in tutta Italia. Ho cominciato già a sentire tutti i genitori d'Italia, a collegarmi con loro, a creare questa catena dell'amore, e comincerò a raccogliere le firme per presentare al Senato, ecco perché ti parlavo di un documento importante. Questa è una petizione che non è fatta per esempio, è fatta per omicidi efferati, violenti e premeditati. Quindi parliamo di vittime della strada, di femminicidio, no?
parliamo di anche successivamente, speriamo diventi anche l'omicidio di identità, che è una cosa importante. E quindi c'è già il documento per far giustizia alle donne femminicidi, a tutti i ragazzi che portano la vita in maniera così, in maniera stupida, no? Che dire, è difficilissimo per una madre vedere un figlio morire davanti ai propri occhi e ricominciare la vita da sola, perché io sono testimone ufficiale di un progetto importante che si chiama Progetto Daphne, che sono le vittime di reato. Le vittime di reato sono tutte, sono vittime di bullismo, vittime di omicidio, vittime, per chi non lo sapesse, no? Di usura. E perché proprio io? Perché Katia Villarillo ha perso già tutto. Ho perso la mia identità, ho perso la mia dignità, ho perso mio figlio, ma non mi sono fermata. Ho giurato di continuare a fare questo fino a quando non mi uccideranno. E quindi che cosa faccio? Vado in tutta Italia portando questa petizione, aprendo questi sportelli con questa classe dirigente, con questi professionisti, per fare in modo che tutto quello che è successo a me non succeda mai più.